Salve a tutti amici del canale, oggi guardiamo insieme la recensione di questo coltello multitool della Victorinox Huntsman Light. Andiamo a vederlo insieme nel dettaglio. Per prima cosa dico che ho aggiunto questo piccolo cordino in paracord per comodità, perché se avete una tasca di questo tipo, essendo un coltello che dovrete utilizzare molto, da questo cordino potete estrarlo con facilità. L'utilizzo di questo coltello è veramente di vario tipo, perché ha tante funzioni, ha tanti strumenti. Adesso li guardiamo nel dettaglio. Per prima cosa salta all'occhio visibilmente a livello di colore questo pezzo in plastica. Questa è una torcia. Se porto indietro questa levetta, si attiva la torcia. Non è potentissima, però è utile. È utile nel caso si vogliano trovare oggetti o anche fosse molto buio. È sempre una torcia che abbiamo. Le batterie sono all'interno. È sufficiente rimuovere questa piccola copertura e abbiamo le batterie. Sempre la Victorinox fa strumenti molto pratici. Se siete interessati ai Victorinox in generale, seguite il canale di Victorinox per passione, perché ha messo molti video dove spiega bene in tutte le caratteristiche ogni coltello. Io adesso vi farò vedere l'impiego più che altro sul campo, ecco, per il bushcraft. Abbiamo una lama principale per il carving sottile, però molto affilata sempre. Di un acciaio molto buono, vedete? Quindi può essere usata anche sul legno. Abbiamo una lama più piccola pensata per gli alimenti, quindi qui dovremmo evitare di tagliarci materiali sporchi. Poi sempre sul fronte abbiamo questo strumento che è favoloso, perché l'Huntsman ha il seghetto che, nonostante sia piccolo, guardate, in pochi secondi, guardate la capacità di penetrazione. Vedete? Quindi un seghetto veramente efficace, con una dentatura praticamente che non va mai riaffilata. Poi abbiamo le forbici, anche queste sono uno dei materiali più resistenti che la Victorinox mette nei coltelli, le forbici, molto taglienti, possono tagliare il paracord, possono tagliare tante cose utili. Questo tipo di molla, vedete anche voi la tensione che ha, quindi è importante. Poi abbiamo il Philip classico, anche questo può essere utile, e come nello Spartan, come nella versione base, abbiamo i due apribottiglie, apriscatole, spelafili. Passando il filo qua dentro possiamo spelarlo, e cacciavite piatto, cacciavite più piccolo, per questi due strumenti. Sul retro abbiamo un altro piccolo cacciavite che può essere anche utilizzato però per scalzare, un gancio. Questo serve sia per portare qualcosa nel caso dovessimo agganciarla, sia per tirare i cordaggi. Dal momento che io ho un paracord fatto come questo, ce lo arrotolo e tiro per tendere bene, per tirare bene. E poi ho il punteruolo a lesatore, che serve per le cuciture grossolane con questo buco, ma fa anche da punteruolo che scava molto bene anche materiali come la latta. Poi ho il cavatappi con integrato all'interno, svitandolo in questo modo, il cacciavitino per occhiali, che per chi come me porta gli occhiali, abbiamo la vite, vedete, entra benissimo all'interno, vedete?
quindi è molto comodo. Inoltre, sui lati abbiamo le pinzette, queste sono utili per parassiti ma anche per pruni, per steglie, per qualsiasi cosa. Il classico stuzzicadenti, che può essere usato per tante altre cose perché l'utilizzo di pulirsi i denti è l'ultimo, e la penna. Anche la penna scrive molto bene, ora sulla pelle non si vede, ci vorrebbe della carta, però scrive molto bene e quando si scarica è di facile sostituzione. È molto difficile che si inceppi, non si inceppa quasi mai. Quindi se avete un diario da campo, questa penna si può utilizzare anche così, alzando, questo è un piccolo trucco, alzando il gancio, mettendo la penna in questo modo e chiudendo il gancio, abbiamo, vedete, molto stabile. Ecco, questi sono gli attrezzi del Victorinox Huntsman Lite, che vi consiglio se non avete per esempio un Leatherman o un coltello che includa anche una pinza, perché io attualmente la pinza la porto a parte, una pinza da ferramenta. Questa era la nostra breve recensione su questo articolo. Vi ringraziamo per averci seguito. Se avete qualcosa da dire, scriveteci e commentate. Ci vediamo con un prossimo video.